Secondo me, per scegliere di raccontare una storia bisogna un po' innamorarsene. Delle volte nelle storie ci si incappa anche un po' per caso, poi magari saltano fuori degli elementi che in qualche modo ti fanno venire voglia di approfondire il racconto oltre la versione che ti è stata comunicata di primo impatto. Nel mio caso, caso Ludwig mi ha colpito moltissimo perché mi sono chiesta come mai un caso così lampante, un unicum italiano ma credo anche internazionale, perché mescola elementi sia del serial killing che delle dinamiche terroristiche, che addirittura forse delle dinamiche da setta religiosa. Ecco, mi sono chiesta come mai una storia del genere fosse così poco conosciuta, così ignorata anche dai racconti mediatici, e questo mi ha fatto pensare che da un lato forse c'erano dei motivi per cui è una storia così poco conosciuta e così poco raccontata, e poi che forse valeva la pena raccontarla di nuovo. Questo caso ha veramente molti nodi irrisolti, perché la verità giudiziaria descrive un panorama che sembra sensato, però lascia appunto delle zone d'ombra. In particolare viene da chiedersi se davvero tutto questo, tutta questa catena di delitti, addirittura le stragi, poi la latitanza anche di uno dei due personaggi, se davvero tutto questo è stato possibile per due persone da sole, senza una rete di supporto, senza un gruppo di fiancheggiatori e senza un ambiente che in qualche modo li sostenesse, se non altro. Festival del giornalismo è importantissimo perché si tratta di un mestiere molto, molto complicato, molto criticato, e quindi uno spazio di discussione anche metodologica in cui anche poi chi non è strettamente del mestiere viene a contatto con quelle che sono le spinte e gli strumenti del lavoro, secondo me è fondamentale. Anche per sviluppare proprio un po' l'ottica, lo spirito critico che dovrebbe guidare comunque il mestiere del giornalista.